Eccoci di nuovo qui, bentornati in diretta dal Santa Barbara, comunale di Cefalù, dove fra poco trasmettiamo la partita, l'incontro valido per il campionato B regionale tra lo Sporting Cefalù e la Capolista Fincantieri. Guardiamo già che lo Sporting Cefalù con la classica maglia blu e strisce bianche, già in campo si stanno riscaldando, hanno già fatto il riconoscimento con l'arbitro. Mentre la Fincantieri con pantaloncini neri e classica maglia arancione sono ancora fuori dal campo e stanno facendo l'ingresso in campo. Passiamo alle formazioni. La Fincantieri si schiera con Di Salvo Andrea in porta, Doncor Macaul con il numero 2, con il numero 3 Spada Alessandro, con il numero 4 Teresi Salvatore, con il numero 5 Di Maggio Kevin, con il numero 6 Lo Iacono, con il numero 7 Di Bernardo Salvatore, con il numero 8 Chiarello Samuele, con il numero 9 Palma Andrea, con il numero 10 Fontana Alessandro, il numero 11 Piazza Palotto Diego. Mentre in panchina con il numero 14 abbiamo Favazza Stefano, numero 15 Giambrone Antonino, con il numero 16 Mazzola Antonino, Mazzola Vincenzo, secondo me abbiamo sbagliato qua. Mazzola Vincenzo, Vincenzo il papà Antonino, ok. Con il numero 17 Zola Salvatore, il numero 18 Taormina Simone, il numero 19 Randazzo Paolo, il numero 20 Scafidi Antonio. L'allenatore della Fincantieri Costanzo Fabrizio. Passiamo alla formazione dello Sporting Cefalù. Con il numero 1 Simone Raimondo, con il numero 2 Ruggero Raimondi, con il numero 3 Giallombardo Giuseppe, il numero 4 Sperlinga Nicola, con il numero 5 Di Cristina, con il numero 6 Duca Andrea, con il numero 7 Cirlincione Giovanni Carol, con il numero 8 Consigliere Alessandro, con il numero 9 il nostro bomber, nonché Marco Cotugno, con il numero 10 il capitano Emanuele Paola, con il numero 11 Scavo Mattia. In panchina per lo Sporting si schiera il numero 12 Mazzola Antonino, il portiere numero 12 Mazzola Antonino, il numero 13 Gianmartino Angelo, il numero 14 Vaccaro Vincenzo, con il numero 15 Contimica Alberto, con il numero 16 Licciardi Simone, con il numero 18 Piccirillo Andrea, il numero 20 Munfuletto e il numero 21 Macaluso Dario. L'allenatore è il solito, il nostro Ciccio D'Avola da Sant'Ambrogio. Vediamo che la Fincantieri sta facendo l'ingresso in campo in questo momento. E il nostro DJ mette una musica per cercare di caricare gli avversari, no? O caricare la nostra squadra, dai. Dai ragazzi, che tra pochi minuti avrà inizio l'incontro valevole per il campionato regionale fascia B tra lo Sporting Cefalù e la Fincantieri. Ricordiamo che la Fincantieri guida questa classifica con un punto di vantaggio sullo Sporting Cefalù e quindi oggi ci potrebbe essere l'occasione per lo Sporting di battere la Fincantieri e riportarsi in testa alla classifica. Chiaramente dico, affrontiamo una delle squadre più forti di questo campionato. E va bene così, Massimo. Lo faremo la prossima volta, dai. Poco fa c'era troppo sole e quindi non si vedeva bene. Ora in questo momento invece il sole è sparito e comincia ad esserci un po' di freschetto. Le squadre si posizionano per fare l'ingresso in campo. È tutto pronto per cominciare questa partita tra lo Sporting Cefalù e la Fincantieri. E l'arbitro controlla la porta, controlla la rete, se c'è qualche cosa che non va. Soliti arbitri, sembra un po' più Sembra più grande grandetto, ti di età, sembra, no? forse ha più esperienza, speriamo, l'hanno mandato apposta. No, non saprei, guardi, io l'ho visto, sì, sembra forse più grandetto degli altri. L'arbitro prende la palla tra le mani e si avvia verso il centro del campo, mentre le squadre aspettano il via per fare il loro ingresso. Massimo, oggi abbiamo un campo, oserei dire, spettacolare. Guardi, stamattina è stato fatto un intervento
dall'amico Pasquale, che ha fatto un intervento strepitoso e il campo è veramente in buonissime condizioni. L'ingresso in campo del Fincantieri, che si schiera alla nostra destra. E subito dopo, anzi no, alla nostra sinistra, si sono fermati alla nostra sinistra. E ora sta entrando la squadra di casa, lo Sporting Cefalù, che si schiera alla destra della nostra tribuna. Un applauso per favore, dai, un applauso ai nostri ragazzi, dai. Ragazzi. È tutto pronto per l'inizio di questo incontro. Sul cerchio di centrocampo vediamo il giornalista Domenico Geraci, che sta facendo le foto di rito alle due compagini. Ecco i due capitani che fanno la conta per scegliere il campo e la palla. Massimo, oggi chiaramente non possiamo nascondere anche la grande emozione e un po' di tensione per questa partita. È veramente... Effettivamente non vorrei essere nei panni del ragazzo, in questo momento sicuramente le gambe gli tremano, ma comunque speriamo che superino. Una bella sfida subito, al vertice, sì. Una bella sfida al vertice. E vincano subito l'emozione e comincino a giocare come sanno fare. Dai ragazzi, forza Sporting! È tutto pronto per l'inizio della partita. Possiamo dire che siamo in orario qualche minuto più avanti. Ok Massimo, perfetto. I ragazzi si stanno riunendo per la solita discussione di rito. Ehi! Forza Sporting! Siamo partiti, lo Sporting manova con Ruggero Raimondi, sulla fascia viene intercettato il lancio di Ruggero che poi recupera e mette la palla in fallo laterale che sta per essere battuto da Spada Alessandro, che la mette indietro per Kevin Di Maggio. Kevin gira questa palla sulla destra per Doncor, Doncor punta Duca. Finta e controfinta ancora Doncor, palla in mezzo, anzi no, palla indietro e viene controllata da Di Cristina. Di Cristina dentro l'aria, Gianlombardo in avanti questa palla. Palla al cerchio centrocampo, preda del numero 4, anzi il numero 5 Kevin Di Maggio. Palla in avanti, fuori gioco di Bennardo. Lancio di Teresi, ma per Di Bernardo che si fa pescare in fuorigioco. Di Cristina, consigliere Cotugno su questa palla. Duca lancia Cotugno Di Maggio. Consigliere ferma Doncor, palla in mezzo, a me è preso ancora lotta lo Sporting. Mattia Scavo subisce fallo, si ferma Ruggero su Emanuele su Cirlincione sulla fascia, viene fermato al detto avversario. Dai ragazzi, più convinti, dai. Lancio di Kevin Di Maggio per Doncor, che viene affondato da Duca, gli mette la palla fuori, grande intervento di Duca. Doncor ribatte per il numero 4. Cirlincione controlla questa palla, ma viene contrastato dall'avversario. Gianlombardo mette questa palla fuori sull'intervento di Bennardo. Rimessa laterale a favore del Fincantieri. Doncor in mezzo, alza questa palla a campanile,
Di Cristina non ci arriva, scavolotta, Cirlingione libera l'aria, palla su Duca, Duca per Cotugno, non riesce a servirlo. Saliamo ragazzi, salite questa squadra. Cotugno, Cotugno, aiutatelo che è da solo, ancora Cotugno, grande Cotugno, grande Cotugno, che si beve con una finta tutta la difesa, si presenta dentro l'aria, è finta, è di sinistro, scarica e per poco non porta in vantaggio lo Sporting. Grande Cotugno da solo, si beve tutta la difesa alla Fincantieri. Dai Marco, che ci siamo, manovra alla Fincantieri sulla fascia laterale. Ruggero Raimondi non ci arriva, Emanuele Paola, palla in avanti, Sperlinga su questa palla a contrastare il detto avversario che lo salta ma si porta la palla fuori. Bene Sperlinga, primo squillo dello Sporting. Cotugno si è fatto sentire, palla che passa, palla per Kevin Di Maggio, però dobbiamo dare una mano a Cotugno, era da solo, c'è bisogno che il centrocampo salga a dare una mano per Cotugno. Duca su questa palla, ancora Duca, salite ragazzi, dai. Don corre manovra, Don corre per Teresi, anzi no, il numero 6, lo Iacono, Kevin Di Maggio. Palla a centrocampo, gira di nuovo questa palla sulla fascia per Don corre, da un lato all'altro. Don corre supera, in questo caso Piazza Palotto, anzi Fontana, ancora palla avanti per Cotugno, aiutatelo, dai Cotugno, devastante Cotugno, incontenibile Marco, che di nuovo si presenta dentro l'aria, sull'asse di sinistra. Io avrei messo un altro velocista all'altro lato, Massimo. Avrei messo un altro velocista. Di Cristina, scavo, mettila a terra Mattia, sei da solo, dai ragazzi. Cirlingione prende palla ma l'arbitro aveva toccato la palla e quindi ferma l'azione. Due squilli dello Sporting già, Massimo, siamo partiti bene oggi, dai, c'è bisogno che questa squadra salga e dia una mano al centromanti. Saliamo ragazzi, manovra la Fincantieri, ma Gian Lombardo prende questa palla per Emanuele che la gira dove non c'è nessuno. Gian Lombardo si mette davanti, palla in mezzo di tacco per Doncorre che cerca di dribblare ma arriva da dietro lui, il solito, palla gli sfugge dalle mani. Emanuele, Dio, Emanuele, dai Ruggero, dai, si lotta, subisce fallo Ruggero Raimondi, dai ragazzi, giochiamo con tranquillità, dai. Simone gli è scappata la palla dalle mani, scappata la palla dalle mani e la palla è tornata preda dell'avversario. Mister, mister, Ruggero Raimondi palla in avanti, scavo non riesce a saltare, Emanuele Paola rincorre questa palla ma non ci arriva, manovra ancora la Fincantieri al centrocampo, Mattia ruba questa palla e lancia in avanti Cotugno, ma Cotugno è da solo, caspita, salite questa squadra, salite, ancora scavo che pressa su Kevin, pressate, salite, manovra ancora Kevin Di Maggio che cerca sempre di giocare questa palla sulla destra. Don corre, cerca di saltare ma non si passa, non si passa, chiude tutto il nostro Gian Lombardo, non si passa,
Mister, salviamo questa squadra, mister. Aiutiamo Cotugno, aiutiamo. Calcio d'angolo a fuori del Fincantieri. Se presto abbatte con il numero 9. Palma Andrea, palla in mezzo. Palla messa fuori da Mattia Scavo, che si spegne sul fallo laterale a favore della Fincantieri. Lo Iacono manovra verso Di Salvo. Salite ragazzi, salite! Kevin manovra. Parla su Di Salvo, parla in mezzo. Manovra la Fincantieri, che cerca di lanciare nuovamente il numero 2 Doncor. Ma si fanno anticipare da Di Bernardo. Ma si fanno anticipare da Di Bernardo. Tutta la difesa in bambola. Si fanno anticipare da Di Bernardo. In netto vantaggio. Ruba palla Di Bernardo e mette in rete. Il netto vantaggio, il netto vantaggio, tutta la difesa si fa anticipare da una diagonale. Si fanno anticipare alla prima discesa la Fincantieri si porta in vantaggio con Di Bernardo Salvo, che sfrutta un'indecisione dello Sporting Cefalù e mette questa palla alle spalle del portiere. Cirlincione manovra, subisce fallo. Fallo a fuori dello Sporting su un'iniziativa di numero 7 Cirlincione. Emanuele Paola lascia la battuta di Cristina. Dai ragazzi, non si può subire un gol così, dai. Palla di Cristina, consigliere. Emanuele, andate dai, Vande, grande Sperlinga, Doncor, consigliere l'anticipa, consigliere la mette in mezzo, ma il numero 10 che manovra Fontana viene fermato in fallo laterale da Duca. Marco non ci arriva, Don corre indietro per il numero 6, lo Iacono. Lo Iacono per Di Salvo. Di Salvo pressato da Scavo. Cerca di giocarla per il numero 10, che la stoppa e la mette indietro ancora per il numero 6, lo Iacono. Di Cristina. Emanuele, prendila questa palla, dai! Don corre. Ancora Don corre. Di Cristina lo ferma. Duca. Duca. Per Cotugno, che non c'è, che viene. Cotugno ruba palle e subisce fallo. Cotugno ruba palle e subisce fallo. Peccato, dopo due occasioni dello Sporting, alla prima sortita su una dormita della difesa. Di Bernardo ci punisce. Erano in quattro, il portiere, un'indecisione madornale di tutta la difesa. E Di Bernardo entra in diagonale e ci punisce. Punizione a fuori dello Sporting. Sveglia ragazzi, dai! Emanuele Paola sulla palla è già Lombardo. Emanuele Paola, palla dentro l'aria. Sfilzata da Don Corre, palla messa in calcio d'angolo. Calcio d'angolo a fuori dello Sporting. Ruggero Raimondi si appresta a battere questo calcio d'angolo. Palla bloccata dal portiere che la lancia subito in avanti. Passa questa palla già Lombardo. Dai, dai, siete in due. Risistemiamoci ragazzi. Sperlinga di testa. Emanuele Paola cerca di fare viaggiare Cirlincione sulla fascia. Cirlincione mette questa palla a terra.
Cilindrone verso Cotugno, peccato, aver anticipato per un attimo. Palla in mezzo, esci, santo Dio, esci, grande Simone, finalmente esci, scavo di testa, batti e ribatti, la palla dallo Iacolo lanciata sulla fascia che non viene controllata da Scafidi. Abbiamo una rimessa laterale, Cirlingione si gira ma l'avversario gli mette la palla fuori, Spada gli mette la palla fuori, Ruggero Raimondi per questa rimessa laterale, palla lungo linea, scavo non ci arriva, Kevin Di Maggio la spedisce nuovamente in fallo laterale. Ancora Ruggero Raimondi su questa palla. Ruggero la mette in mezzo, Cotugno è da solo, caspita, Cotugno è da solo, aiutiamolo, saliamo questa squadra. Palla lungo il centrocampo di Bennardo, ancora di Bennardo, la mette in mezzo, tiro a volo del numero 10, Fontana, altro pericolo corso dallo Sporting su una sortita di Bennardo che taglia in due la difesa. Massimo, il numero 7 di Bennardo, con questi tagli in diagonale non riesce, o meglio riesce sempre a mettere in difficoltà la difesa dello Sporting. È già la terza volta che taglia in diagonale e mette in difficoltà per la terza volta la difesa dello Sporting. Rimessa al fottone dello Sporting, il Ruggero Raimondi, palla a centrocampo presa dalla Fincantieri, batte e ribatti, numero 10 viene fermato da Gian Lombardo. Emanuele Paola lotta su questa palla, ancora Emanuele, ma perdiamo palla e commettiamo fallo, batte subito da Fincantieri, ma la palla viene intercettata da Duca, palla in mezzo, Ruggero Raimondi, Cilindrone la insegue. Ai ai! Gol della Fincantieri. Gol della Fincantieri. Non ho visto chi ha segnato, Massimo. Il numero 20 può essere Scafidi? Sì, gol di Scafidi. Scafidi Antonio. Il numero 20 porta il risultato sul 2-0. Rete di Scafidi. Non ci siamo. Al minuto. Minuto qua lo deve essere. Dove lo vediamo sto minuto? Al quindicesimo. 2-0 per il Fincantieri. Emanuele Paola. Lancia in avanti, ma palla è preda del giocatore della Fincantieri. Cotugno finisce a terra. Manovra Teresi. Palla su Kevin Di Maggio. Salite ragazzi. Manovra Di Salvo. Palla sul numero 4 Teresi. Ancora Di Salvo. Cirlingione recupera questa palla. Cerca di metterla a terra e prende i due avversari. La palla schizza in avanti per Ruggero che la controlla. Ruggero la alza in mezzo. Cotugno, Kevin su questa palla di nuovo, manovra ancora il numero 4, palla prestate al portiere, caspita, palla al cerchio centrocampo di Bennardo, viene fermato da Duca che gli sradica la palla dai piedi e poi subisce fallo, Duca subisce fallo dal ritorno di Bennardo. Punizione a fuori dello Sporting dai 30 metri. Sulla palla Emanuele Paola e Gian Lombardo. E Gian Lombardo va in mezzo e lascia la battuta ad Emanuele Paola.
Dai ragazzi, tutto è pronto per la battuta, aspettiamo il fischio dell'arbitro. Parte Emanuele, questa palla in mezzo, la difesa la allontana. Tiro di ribattuto da... Tiro di Giallombardo ribattuto. Sperlinga ferma tutto, ancora Sperlinga. Sperlinga subisce fallo allo Sporting. Sperlinga che neutralizza questa partenza del... Palla in mezzo, Ruggero! 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 È tutto fermo! Tutto fermo per fuori gioco. Fallo, ha fermato tutto l'arbitro. Io non l'ho visto, guardate, stavo guardando il giocatore, in questo caso Ruggero, che aveva la palla tra i piedi. Abbiamo fatto un pallonetto, la palla si stava spegnendo dentro la rete e l'arbitro ha fischiato il fallo. L'arbitro sta riprendendo il mister Davola dello Sporting per proteste. Non deve entrare in campo, se no lo butta fuori. Di Salvo. Ringiamo su questa palla indietro verso Ruggero che viene anticipato da Scafidi. Ancora Scafidi. Ancora Scafidi mette questa palla in mezzo. Dove sei? Ma dai! Si è fatto male il portiere, Ciccio! Ciccio, il portiere a terra, Ciccio! Il portiere a terra! Ma dove sei? Dai, sveglia ragazzi! Dai! Siamo fermi perché il portiere dello Sporting ha preso una botta nel ginocchio e si è accasciato. Si chiama, ecco il medico sociale dello Sporting Cefalù, il dottore Paola, che entra in campo. Un applauso, dai, un applauso a Paola, al nostro medico. Guardate che corsa leggera che c'ha, guardatelo. Sembra un ghepardo, sembra. Guardate come si muove, guarda. Un po' d'acqua benedetta e tutto si risolve. Siamo andati a prenderla, Massimo, la settimana scorsa a Lourdes. Eravamo un gruppo di amici, io, Pippo, Peppe, sì, Alberto, Pasquale, Alberto e Alberto. Pippo è scivolato e si è rotto il gomito, capisci? Per prendere l'acqua benedetta. Il polso si è rotto, il polso si è rotto. Carciononga, ah no, è rimessa laterale a fuori della Fincantieri, palla messa in mezzo. Batti e ribatti. Palla presa da Simone Raimondo, che la mette sulla destra su Ruggero. Attenzione Ruggero, grande Ruggero, subito lancia per Scavo, che la stoppa e la mette su Cirlingione. Cirlingione sulla fascia, cerca di puntare il detto avversario, ma lo ferma in fallo laterale. Rimessa laterale a fuori dello Sporting con Ruggero Raimondo. Palla in avanti, batti e ribatti, subisce fallo... Subisce fallo, mi è sembrato Cirlincione, da una spinta. Guadagniamo la punizione al centrocampo. Emanuele Paola. Emanuele Paola ancora su questa palla. Ancora lo sta facendo, lo fa mettere indietro, ancora indietro. Dai, palla in avanti, la tocca, batti e ribatti ancora, Doncorre su questa palla, si lancia ancora Doncorre che viene inseguito da Andrea Duca e da Cirlincione. Ancora manovra, ancora la Fincantieri in avanti per il numero 10 che viene fermato da Di Cristina. Di Cristina sul centrocampo, Cirlincione all'aggancia, manovra ancora il... Fincantieri con Doncorre che viene fermato in un primo momento da Duca che poi gli mette la palla in fallo laterale.
fallo laterale a fuori della Fincantieri Doncor. Indietro per il numero 4 Teresi. Teresi viene fermato da Cotugno, ma poi non arriva Mattia Scavo su questa palla che viene girata sulla fascia. Emanuele Paola contrasta ancora Emanuele Paola a centrocampo. Dai ragazzi, palla messa indietro. Kevin Di Salvo. Salite ragazzi. Cotugno cerca di disturbare il portiere della Fincantieri che la gioca tranquillamente su Di Liberto. Ancora Teresa, aiutiamolo, saliamo sta squadra per Dio. Palla sulla fascia. Cillingione commette fallo ai danni del numero 3 Spata. Cotugno, da solo Cotugno, sradica la palla nei piedi dell'avversario e prova, da solo, aiutiamolo dai, aiutiamolo, da solo si carica l'attacco sulle spalle e lascia partire questo fendente che esce da poco alto sulla traversa. Ciccio! Mettiamo qualcuno vicino a Marco, non lo lasciamo da solo. La nostalgia gli sta venendo. Dai! Cosa fa? Lo posso sempre gridare io. Rimessa dal fondo a favore della Fincantieri. Di Salvo. Il portiere si prepara a rimmiare. Palla in avanti, Ruggero anticipa il suddetto avversario, consigliere, consigliere su Scavo, Scavo si ferma, la mette per Cillingione che la gira di nuovo, no, dai caspita, passaggio sbagliato, Giallombardo, la pizzica, Di Bernardo lancia il numero 10, ma è anticipato da Di Cristina che protegge palla, grande Dicri, grande Di Cristina, protegge palla e guadagna rimessa laterale. E fallo a favore dello Sporting. Si è presa a battere Di Cristina. Dai ragazzi salite, guarda che c'è la salita, questa squadra, caspita. Di Cristina in mezzo. Emanuele Paola. Ancora Emanuele Paola. Ancora Emanuele. Dai Emanuele, caspita. Subisce fallo Duca. Subisce fallo Duca dal numero 9 Palma Andrea. Dai ragazzi giocate. Subisce fallo Duca Andrea. Fallo a fuori dello Sporting. Duca rimane a terra. Vediamo se si alza senza problemi. Ok. Dai Andrea. La carne c'è lui ogni tanto. Lascio solo pesce. Solo pesce gli dà. Ah, anche carne. Va bene, ok. Palla in avanti. Palma la mette fuori. Rimessa ancora laterale per lo Sporting. Dai ragazzi. Palla in avanti. Per Emanuele Paola spazza tutto il numero 6 lo Iacono, ma palla ancora agli ultimi 30 metri. Cotugno non riesce a stoppare questa palla che viene accompagnata da Di Maggio fra i piedi di Salvo. Si appresta a rimmiare il portiere della Fincantieri, ma la mette sul numero 4 che era davanti a lui. Esce, palla al piede. Che fallo! Che fallo! Del numero 8 Chiarello che va direttamente sull'avversario. Che fallo di Chiarello! Ma almeno qui ci vuole. Ecco! Ecco! È andato nettamente in ritardo sull'avversario. Fallo netto. Due a zero Massimo, ancora stiamo giocando Massimo. Dobbiamo fare un gol prima che finisce la partita e non subirne più, dai. Poco fa l'avevamo fatto, ma l'arbitro aveva riversato un fallo. Quindi quella è già una bella risposta, dai. Ci si è lasciato un segnale. Ruggero Raimondi, palla in mezzo. Non ci arriva nessuno. Ruggero si avventa su questa palla e subisce fallo. No, l'arbitro non ravvisa fallo. Parte Scafidi, palla in mezzo. 1-2 ancora della Fincantieri
il numero 9 Palma, che non riesce a controllare, non riesce a controllare il pallone, lo mette il fallo laterale a fuori dello Sporting, mentre è rimasto a terra Ruggero Raimondi. Dai ragazzi! Vediamo dall'altro lato il mister Farinella che urla. Sì, urla. Si vuole fare sentire con i ragazzi, li vuole spronare. Dai, forza ragazzi! Ruggero Raimondi. Palla per Scavo, che la restituisce agli avversari, che l'avevano messa fuori per fare prestare le cure a Ruggero Raimondi. Kevin Di Maggio mette la palla su, che è su Di Salvo. Manovra lo Iacono. Cotugno pressa. Emanuele Paola ruba questa palla. Ancora Emanuele. Guarda Emanuele. Grande. Il nostro capitano finalmente si fa sentire. Guadagniamo un fallo. Al limite dell'area. Dai Cotugno, fatti vedere. No, Massimo, con la sinistra non riesco a sbattere il coso a terra. Mi viene male. Devo fare così, guarda. Dai Cotugno, fatti vedere. Cotugno prende le giuste distanze. Cotugno prende la giusta distanza dal pallone. Siamo ai 25 metri, subito fuori dall'area, sullo spigolo destro, di fronte al portiere. È la posizione di Cotugno, sul destro di Cotugno. Dai ragazzi, Cotugno lancia questa palla, traversa piena dello Sporting. E questa è sfortuna ora, dai, ancora si lotta, Emanuele Paola, batte e ribatti, l'arbitro chiama un fallo, e dai, stavolta al 29esimo traversa su punizione dello Sporting. Lo Sporting sta reagendo, poco fa gol, non possiamo parlare di gol annullato, però avevamo fatto un'azione e messo la palla in rete. Peccato, potevamo riaprire la partita. Fa tremare la traversa al 29esimo Cotugno, a portiere battuto. Fa tremare la traversa. Dai, saliamo ragazzi. Dai. Palla in avanti di Kevin Di Maggio. Di Cristina la prende. Cirlincione. Viene contrastato da Don Corre. E lo ferma Cirlincione in fallo laterale. Palma batte fallo laterale. Si gira il numero 10 che porta a spasso tutta la difesa. La palla è messa in mezzo. Presa dal portiere dello Sporting Simone Raimondo. Fontana si era liberato bene di due avversari. Ha messo questa palla in mezzo che però non ha creato nessun problema. Palla al cerchio di centrocampo. Sperlinga. Di Cristina su questa palla fa la cosa migliore. Pressato Di Cristina da Fontana, mette questa palla in fallo laterale. Don Corre si è presto a battere. Palla indietro per il numero 4 Teresi. Teresi cambia tutto. Teresi su Spada. Anzi, Spada Alessandro. Spada Alessandro su Scafidi, che si trascina la palla fuori. Ruggero Raimondi. Sali Giovi, dai che attacchiamo, salite ragazzi. Mattia Scavo, ma la squadra è troppo sotto. Di Cristina. Ancora Di Cristina, libera l'aria. Duca la mette in fallo laterale, no. Ci arriva il numero 3 Spada. Spada per Scafidi. Ancora Scafidi, palla indietro per Kevin. Kevin Di Maggio. Lancia Don Corre, ma Cirlincione la prende di destro. Ancora la palma. 1-2, palla in mezzo, presa da Ruggero Raimondi, che libera l'aria. Però la palla è preda di Kevin Di Maggio, che in un primo momento... Salite questa squadra, caspita! Sperlinga viene saltato da
di Bennardo, che poi viene recuperato dall'insuperabile Gian Lombardo, che lo contrasta e fa carambolare la palla tra le mani di Simone Raimondo. Palla a lunga e cerca centrocampo. Codugno subisce fallo dal numero 4 Teresi. Fallo del Fincantieri. Salite, dai! Salite, caspita! Salite! Lo Sporting si porta in avanti su questa punizione, su cerca centrocampo. Gian Lombardo. Gian Lombardo. Mettiamola, questa palla non arriva, questa palla dentro l'aria. Sperling anticipa. Ancora Gian Lombardo che manovra. Gian Lombardo cerca di servire il suo compagno. Ancora Gian Lombardo. Gian Lombardo esce. Scavo. Subisce fallo Scavo. Codugno. Codugno per Cirlincione. Cirlincione limite d'aria. Non riesce a sedere il avversario. Batti e ribatti. Codugno recupera questa palla. Si gira Codugno. Emanuele Paola. Dai che lì stiamo attaccando. Ruggero gira questa palla su Duca. Duca la mette in mezzo. Don corre. Cerca di bella. Ruggero sulla linea. Ruggero Raimondo in rovesciata. E fallo. Ancora. Ancora lo Sporting sta prestando alla grande. Duca. In grande sofferenza la Fincantieri. Lo Sporting sta prestando alla grande, in grande sofferenza. Girata di Ruggero Raimondi, che ora si trova a terra, ha subito un colpo. Salvata sulla linea. Grande pressing dello Sporting, che possiamo dire che avrebbe meritato almeno un gol sulla traversa e sulle tre occasioni da gol costruite. Grandissimo Sporting. Caspita, ci credo. Due giocatori dello Sporting a terra. Ruggero Raimondi e Mattia Scavo. Finalmente però abbiamo visto riempire l'aria dallo Sporting. Finalmente abbiamo visto riempire l'aria. Finalmente abbiamo visto riempire l'aria. Dai ragazzi, che non è finita la partita. Si alza Mattia Scavo. Il guerriero Scavo si alza, accompagnato verso la panchina dal medico dello Sporting in maglia rosso fuoco. Lui, Peppe Paola, guardatelo, un ghepardo che si muove dentro il campo. Una maglia rossa, però è bella questa maglia, dai. Il mister chiama un cambio, ma l'arbitro fa ricominciare il gioco. Scava è fuori. Ci abbiamo un giocatore fuori. Stiamo giocando in 10. Lo Sporting gioca in 10. Fai rientrare Scavo allora, fallo rientrare. Ma il cambio non è stato fatto, quindi non è stato fatto il cambio. Rinvia il portiere di Salvo. Ruggero non prende questa palla, ma si fa vedere di nuovo su Scafidi. Scafidi, questa palla in mezzo, libera Gian Lombardo. Don corre su questa palla, che la mette indietro per il numero 4. Mettete la palla fuori, caspita, che facciamo sto cambio. Kevin Di Maggio manovra. Lo Sporting in questo momento sta giocando in 10. Palla in mezzo. Don Corri buca la difesa e di punta mette questa palla al terzo piano. Per la fortuna dello Sporting. Quanto manca, Massimo? Posso aprire questo sportellino, Massimo? Siamo al 37esimo. Lo Sporting finalmente può effettuare il cambio. È uscito Mattia Scavo. Esce il numero 11 Scavo. Entra il numero 20 Munfoletto. Dai Munfoletto. Dai Munfoletto.
Ho l'impressione che lo Sporting, il mister ci ha sentito e da qualche minuto ha cambiato le disposizioni tattiche in campo e siamo passati a un 4-3-3 finalmente, Massimo. È quello che tutti ci auspicavamo, dai, per dare un po' di sostegno alla nostra punta. Siamo passati al 4-3-3 con Cirlincione e dalla sinistra, Cotugno centrale e Munfoletto alla destra dell'attacco dello Sporting. Kevin Di Maggio, palla in mezzo, libera è lui, il solito, l'unico, incomiabile, Gian Lombardo. Cirlincione prende questa palla, Cirlincione su Cotugno, ancora lui, non riesce a controllarla. La recupera però sul numero 10, consigliere, manovra consigliere su Emanuele Paola, è fallo, subiamo fallo, dai, dai ragazzi, così vi vogliamo. Poi chi su è Pasquale? Vi vogliamo così, guerrieri, dai! Ruggero Raimondi, grande Pasquale, Cotugno, non ci arriva, Don Corri prende questa palla. Viene inseguito da Cirlincione, la manda in avanti. Ruggero Raimondi, giochiamola a Ruggero. Ruggero su Munfoletto, la stoppa Munfoletto e si gira. Munfoletto in avanti sulla sola posizione di Ruggero. Emanuele Paola di testa per Cotugno che subisce fallo. Dai ragazzi che ci siamo! Dai ragazzi che ci siamo! Lo Sporting sta pressando, vuole trovare il gol prima della fine del primo tempo. Numero 6 commette fallo su Cotugno che prende una botta sul collo del piede, che caspita, dai Cotugno che non è niente, dai Marco, che corsa Peppe, guardate come corre il medico sociale dello Sporting, dai, guardatelo, dai Marco! Massimo, possiamo dire che da quando il mister ha cambiato disposizione tattiche lo Sporting ci sta schiacciando, guarda. Su due sbarioni difensivi. Io lo so qual è il problema, io lo immagino. Dai ragazzi! Dai Marco! Lo Sporting li sta pressando. La palla. Punizione a fuori dello Sporting. Sulla palla il nostro bomber Cotugno. Dammi una bella palla, da ormai ha preso la misura Marco, ormai ha preso la misura, dai, la deve abbassare 5 centimetri, 6 centimetri, Peppe quanto? 5, 6, 7, quando deve abbassare questa palla? 2 centimetri abbassare questa palla, Marco la misura l'hai presa poco fa al 16esimo, non mi ricordo se è il 16esimo, hai preso la misura Marco, dai, il piede è sempre quello, facci vedere Marco. Di Salvo, il portiere della Fincantieri, sta sistemando la barriera. Barriera a 4 per la Fincantieri. Parte Cotugno. Parte Cotugno! 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 E lo Sporting realizza! E accorcia le distanze, 2-1, grande Marco, dai, 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 accorcia le distanze Cotugno, mi sono rotto un ginocchio come minimo, Peppe, mi rompevo un occhio come minimo, accorcia le distanze, dai Sporting, che ci siamo, dai, Dicri, Stina, Spazza, Gian Lombardo, Duca rincorre questa palla e la mette fuori, rimessa laterale a favore del Fincantieri. Kevin Di Maggio, ho il fiatone, Kevin Di Maggio, questa palla dentro l'aria, Di Bernardo la tocca, ancora Di Bernardo, Simone, Simone c'è, Simone c'è! Simone c'è, la blocca in due tempi, Simone c'è, Simone Raimondo c'è, la blocca, palla su cerchio centrocampo, Emanuele Paola la mette a terra, Ruggero Raimondi cerca di fare viaggiare Duca,
Duca sulla linea, ancora Duca che rientra ma viene fermato dal numero 3. Sperlinga su Di Bernardo. Emanuele Paola. Oddio, è solo Gian Lombardo. Grande giallo. Pasquale, silenzio per favore, falli giocare Pasquale. Per questo non si può giocare. Palla in mezzo, Gian Lombardo, Cirlingione in fase di recupero, in fase difensiva cerca di liberare, non ci riesce. Ancora batti e ribatti, dai non lo mollare, recupera questa palla. E gli mette la palla in fondo laterale, Cirlingione, sul numero 9, Palma. Rimessa laterale a fuori della Fincantieri, con il numero 5. Kevin Di Maggio si appresta a battere con questa rimessa laterale. Sarà come un calcio d'angolo, no Massimo? Sicuramente era un bel lancio a far arrivare questa palla dentro l'aria. Palla in mezzo, batti e ribatti. Munfoletto libera, uscita ragazzi. È finita il primo tempo, è finito il primo tempo. Andiamo al riposo sul 2-1. Ma possiamo dire che lo Sporting, una volta che il mister ha cambiato la squadra, la disposizione tattica, lo Sporting ha prestato e ha meritato non solo il gol del 2-1, ma anche il pareggio. Grande Sporting, ci vediamo fra qualche minuto.